che lei è un giocoliere. E perché lo sai? Perché sono un giocoliere. Sì. Che mamma è vecchia, sopra un letto non può dizionare. Ci facciamo una scalata da letto, non ti hanno scendi che dopo di solo. Ci facciamo una scalata. Lei è stato uno dei protagonisti di Croton Vlog quando vi era la scalata in Serie A. Sì. Ma ad oggi siamo tornati e cosa diciamo? Inizia lo spettacolo, ragazzi. La vedo bello carico. Sì, sì, come sempre, forza Crotone sempre, rosso-blu, sangue rosso-blu. E il calciomercato del Crotone, secondo me, ha già buoni calciatori in questo frangente che ha fatto. Un piccolo ritocchino gli manca, perché la squadra c'è e penso che farà molto bene, perché sono già aggregati i calciatori, si conoscono bene, conoscono anche il posizionamento che ha dato l'allenatore, quindi serve giusto un ritocco. Cosa si augura per questo 2020? Che andrà bene. Siamo prontissimi per il derby Cosenza Crotone, siamo prontissimi. E lei è sempre pronta perché la vediamo allo stadio. Certo. Non lo so, però secondo me il Crotone ce la metterà tutta per battere gli avversari. Quest'anno il Crotone sta facendo un campionato veramente buono. Io sono convinto che è possibile che otterremo qualche risultato abbastanza alto. Dobbiamo continuare con i risultati positivi e vincere il derby, vero? Non ci... Forza Crotone, sempre! Il primo anno per lei? Sì, il primo anno. Però... Che esperienza è stata? È stata una prima esperienza del tuffo del 2020. L'acqua era pure fredda, però è andata tutto bene. Ma allora Maxi Lopez è venuto a trovarla? Sì, sì, è venuto qua e abbiamo parlato, mi diceva che prossima settimana rientra. Sì, sì, deve rientrare, lo vedo in forma, lo vedo. Certamente, siamo sempre pronti qua e poi dobbiamo essere tutti carichi per questa grande partita che ci attende a Cosenza. Tutti carichi di entusiasmo, di tifoseria. E che poi tutto l'altro ci pensa la squadra, che è ben formata e ben allenata da quelli che sono i nostri tecnici. Io fino adesso ho visto tutte le partite e sono ritornato a casa sempre con un bel sorriso. Dato che io sono. Sorriso sotto i baffi. Dato che io sono una. Sì, sorriso sotto i baffi. Dato che io sono sempre stato un appassionato di calcio, tant'è vero che negli anni che furono ho fondato una squadra, sono l'ex presidente della Stella Rossa. Ah. E abbiamo fatto allievi, juniors e seconda categoria, per cui io amo il calcio. Il primo acquisto del Crotone è proprio il ritorno di Maxi Lopez. E lei è entusiasta? Sì, tantissimo. Troppo. Io lavoro come steward, però il Crotone è sempre il Crotone. Dopo queste tre vittorie, questi tre punti che abbiamo preso, prenderemo anche questo a Cosenza. Allora, questi tre risultati utili hanno portato maggiore consapevolezza alla squadra. Maxi Lopez? È ritornato, per fortuna, è ritornato. Okay. Bene, 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 lo sto seguendo molto bene rispetto alle altre partite, sta andando benissimo. La vedo euforico. Sì, 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 sì. Anche perché c'è questa attività nuova. Sì, sì, ho cambiato attività, da Delizie e Sapori sono passato alla Bottega del Pulito, tutti i generi per la casa e la persona, e vi dico la verità, è bellissimo avere la casa pulita, igiene personale e tutto. Quindi puliamoci. Sì, 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 sì. Serve giusto un ritocco, però la squadra è ben assortita, secondo me, eh. Posso fare grandi cose per il Crotone, grandi cose. Sera. Vedi, per questo sto giocando col faccio giocoliere. Gli ho dato due fettine di arrosto, un po' di salsiccia, tutto a posto. Sta bene. Tutta roba calabrese. Tutta roba calabrese. L'abbiamo messo in forma, l'abbiamo messo. Però vedo che quando parla lei su Croton Vlog è molto quotato, piace molto alle persone. Sì, perché giustamente. Com'è cambiata negli anni Piazza Mercato? Allora, io sono qua da 7 anni, ho un'altra attività a Casa Rossa. Diciamo che la gente viene in piazza perché la piazza è l'ombelico della città, però è molto meno trafficata, sono molte persone in meno che mancano. Quella Crotone è bella, chi viene è molto apprezzata, ve lo dico io perché ho molto un rapporto stretto con le persone, molto confidenziale, mi adatto subito. Però Crotone viene molto meno persone, quello è il problema di Crotone.
Se vengono 100 persone, vengono catapultate 90 qua nella piazza, nel centro, e 10 vanno a visitare in giro. Quindi si deve fare in modo che Crotone viene, deve essere più abituale a venire le persone qua a Crotone, quello vuole dire. E per finire, come si dice? Forza Crotone! Forza Crotone, sempre Forza Crotone e Ale Crotone. Fino alla fine Forza Crotone. Forza Crotone. Forza Crotone. Sono convinto. Forza Crotone. Forza Crotone. Forza Crotone, magica Crotone. Forza Crotone, sempre. Forza Crotone, raga. Forza Crotone. Sempre. Forza Crotone, Danilo. Ciao. Forza Crotone. Forza Crotone. Cinzia, ma come sta andando? Grazie. Dillo, fratello Lorenzo, se vuoi che ti aiuto.